Buonasera a tutti, benvenuti e eh, grazie per essere qui. E siamo qui oggi pomeriggio per un evento particolare eh, che eh, racconterà eh, un po' eh, come è possibile e come si può tradurre. E una scrittrice che per noi è stata molto importante in Italia, Michela Murgia, in una lingua apparentemente molto distante, anche se poi vedremo insomma, che ci sono delle particolari caratteristiche dei testi che ci aiutano anche in questa discussione, e cioè in coreano. E con noi per discutere di questo c'è hee Song, professoressa di lingua coreana all'Università per stranieri di Siena. Ciao e grazie per essere qui. Ciao, buongiorno. Uh, grazie, <ride> prima di tutto vorrei ringraziare l'organizzazione per avermi invitato e prima di tutto grazie per aver creato questo piccolo evento a dedicare Michela Morcia. Grazie. E dunque, noi abbiamo già un po' parlato in realtà, quindi eh, cerchiamo di tenere una discussione, anche che il più possibile sia interessante per chi c'è o che per chi anche l'ascolterà, magari eh, in un altro momento. Io la prima cosa che ti vorrei chiedere è eh, come sei arrivata a conoscere, eh, a leggere e a tradurre eh, Michela Murgia. Uh, allora, tutto iniziato dal podcast. Eh... Morgana, che io ascoltavo seguo ancora dal 2019. E prima volta quando ho sentito la sua voce, ero molto incuriosita di lei, quindi io seguivo i suoi interventi e la sua attività. Quando, quando sentivo che i temi che trattava lei, come lei comunicava i suoi pensieri alle persone, e mi ha colpito moltissimo. quindi <ride> Questo lo, lo possiamo capire, credo. Eh, quindi, sì, eh, ho cercato di un po' seguirla, perché in Corea del Sud eh, non c'è. Il Corea del Sud è il paese dove sono nata e cresciuta, non c'è una figura come Michela Murgia, e, e quindi avendo avendo anche scoperto sapu, avendo saputo uh, i libri come a Cavadora e a stai zitta e poi istruzioni per diventare fascisti sono stati pubblicati in Corea del Sud uh, naturalmente mi è arrivato questo forte desiderio di tradurre i suoi libri nuovi quindi questa idea mi è piaciuta molto, anzi, mia, mia, questa idea mi ha spinto eh, di contattarla, eh, contattarla direttamente, contattare eh, la scrittrice. Guarda, ti avrei chiesto proprio questo. Tu quindi hai incontrato eh, Michela Murgia e che ricordi hai e cosa ti ha colpito insomma di, di, degli incontri? Michela era una persona molto accogliente, no? Quindi, non so, mi chiedevo proprio che tipo di incontro potesse essere stato: se riguardava solo la traduzione o se magari avete parlato anche di argomenti più ampi, e anche data questa supposta diciamo, distanza culturale no? tra noi e la Corea. Allora io comunque devo dire che è stata, non è stata così difficile corteggiarla perché lei era già appassionata alla cultura coreana e alla lingua coreana, soprattutto ai BTS. E quindi devo dire che ho avuto questa, questa fortuna di, eh, di conoscerla in modo così simpatico e piacevole. Eh, eh, ci sono tanti bei ricordi che mi avevo lasciato, però se dovessi scegliere eh, il nostro pr primo appuntamento è, è stata a Roma due anni fa, mm, nulla, noi già prima di vederci ci scambiavamo i messaggi parlando della prossima pubblicazione di traduzione. Però eh, quando ci siamo visti abbiamo parlato di tutto, di tanto e poi abbiamo passato una serata bellissima parlando di, di tanto, ridevamo tantissimo, scherzavamo tantissimo. Michele era una persona molto molto curiosa, soprattutto era molto curiosa di me, quindi mi faceva tantissime domande strane, no? mi faceva tante domande, io le rispondevo, poi raccontavo. La mia storia, così lei è, sì, così abbiamo iniziato la nostra amicizia, il nostro primo incontro. Mm. Sì, un bellissimo racconto. E, tu hai letto tutti i suoi libri? Tutti no, no quasi tutti, <ride> quasi insomma, tutti. immagino. Sì. Cosa pensi che, sia, che possano dare i libri di Michela Murgia anche al di fuori, per esempio, della cultura italiana? Ovviamente. Eh, Immagino insomma, che per te sia più semplice discutere diciamo, della cultura coreana, ma in generale qualcosa che va al di fuori dei nostri confini. Cosa, cosa può arrivare secondo te? Michela Murgia, oltre che scrittrice, è stata un personaggio pubblico molto importante per l'Italia e lei ha influenzato politicamente il paese e anche molti altri italiani. La scrittrice stessa aveva sempre detto che per lei la scrittura è un, un mezzo di creare uno strumento, di raccontare di un cambiamento. E quindi diciamo che lei aveva trattato diversi temi sociali molto importanti legati alla tradizione, alla religione, alla cultura, alla Sardegna e anche, anche genitorialità ovviamente, che sono i temi rilevanti per anche altri paesi, altri paesi come la Corea del Sud, soprattutto questa società contemporanea. Quindi sono i temi, eh, non temi italiani, sono i temi universali. Poi soprattutto Michela rappresenta proprio l'Italia. Sì. Entriamo un po' nel vivo della traduzione. Senza, mh, no? e, appunto, noi eh, sappiamo, poi ne parliamo spesso, insomma soprattutto in questi, in questi ambiti, insomma in questi momenti la traduzione è un atto molto complesso che non riguarda solo diciamo, semplicemente il trasportare una parola da una lingua all'altra, ma no, è una cosa molto più complessa che riguarda anche, per dire, cose molto semplici, il ritmo, la musicalità e poi insomma, tutta una serie di questioni, insomma anche più, eh, insomma, più, più tecniche se vogliamo. E, e, tu cosa hai trovato e, particolarmente interessante da tradurre? Soprattutto adesso mi viene in mente... C'è un testo che tu hai lì eh, sul in grembo eh, che è uno degli ultimi no, usciti di Michela Murgia in cui lei ha eh, diciamo anche raccontato quello che, che le stava succedendo, insomma che tutti abbiamo seguito eh, nell'ultimo periodo ed è un testo che di per sé contiene una quantità, una quantità insomma una percentuale diciamo, di multilinguismo nel momento in cui eh, Michela Murgia sceglie di non usare una parola italiana per descrivere il male che la stava colpendo, eh, ma sceglie di usare proprio una parola coreana. E, e, e questo ha un portato sicuramente di mh, una presa di distanza anche rispetto a quello che eh, appunto è affrontare un momento così difficile, ma è anche appunto un, una modalità diciamo, di comunicazione. E in un certo senso con un mondo che in quel momento non era, non era noto in un certo senso ora ehm, tu come ti sei comportata insomma rispetto a cosa ti è piaciuto di questo testo ma come ti sei comportata anche rispetto al portato eh, polisemico multilingue insomma e anche appunto tematico che è legato a questa insomma, a questo racconto diciamo e... A questi racconti, però insomma in particolare all'inizio, forse alla prima parte ecco, del, del testo. Mm, dopo aver fatto la mia prima esperienza di lavoro di traduzione letteraria, eh, devo dire che, comunque, il lavoro di traduzione è un lavoro molto complesso, ma soprattutto molto gratificante. Quando ho tradotto un romanzo coreano con un mio preziosissimo uh, collega Mary Lou Emberti, abbiamo dovuto leggere tantissimi libri per scegliere un libro che, piace, che piaceva a noi, no? E abbiamo scelto un libro particolarmente che ci piaceva, poi abbiamo tradotto questo libro, ma purtroppo non abbiamo mai avuto l'occasione di conoscere questa scrittrice coreana. Molto spesso oh, i traduttori non hanno un buon, ottimo eh, un, dico, di, rapporto diretto con gli autori o scrittori. Quindi diciamo in questo caso mio, oh, caso di tradurre Tre Ciottole, è stato molto diverso. cioè eh, Sono stata io a propormi a tradurre questo libro presentandomi alla casa editrice. E quindi sì, questo percorso è, diciamo, è stata una parte più divertente perché conoscevo già la, la scrittrice. E quindi sono stata io prima di essere, eh, speriamo ancora non è stata tradotto, ci stiamo ancora lavorando. E poi altre cose che volevo dire, ehm, sì in questo libro, libro di tre ciotole a Michela, anzi devo dire questa cosa prima di tutto. Una cosa bellissima è quando leggevo, quando leggo, quando traducevo, le sue parole, le frasi, io continuo a sentire la sua voce, e questa è stata bellissima, poi sento la sua presenza. Quindi direi che questo è un lato più bello. E a livello tecnico, ancora non vorrei entrare troppo nei dettagli, perché non, ho, non avendo ancora ho avuto tantissima esperienza rispetto ad altri esperti traduttori. Però vi vorrei ricordare che questa scrittrice, eh, Michela Murgia, ha avuto un coraggio di anche presentare, introdurre una lingua così diversa dall'italiana, proprio per um, trasmettere eh, come si è sentita questa protagonista, quando ha appena sentito la sua malattia, che ha utilizzato questa parola coreana am, che vuol dire cancro. Quindi sì, direi che questa è stata una cosa molto bella. Sì, sì lo capisco. E forse possiamo far sentire qualcosa del testo. Io immagino che pochi dei presenti parlino, capiscano il coreano, però la cosa interessante è il suono di questa, di questa lingua che, che viene ricreata, insomma, sostanzialmente appunto una lingua così differente, ma comunque. E imparentata diciamo dal punto di vista ecco, forse anche emotivo se vogliamo con quello che appunto eh, andiamo a leggere io leggerò ehm, io non posso che leggere l'italiano ecco, mentre appunto avremo la possibilità di sentire dalla voce della traduttrice eh, la resa eh, in, in coreano poi leggiamo poi se ci viene in mente diciamo, ecco, qualcosa di più particolare ovviamente possiamo, possiamo insomma e procedere in altro modo. E ci sono delle frasi molto brevi che, che a sentirle poi insomma tradotte sembrano delle piccole poesie e, e ci sono poi brani insomma un po' più lunghi per cui eh, faremo un pochino più attenzione magari al ritmo. Dove ho sbagliato? C'è molto. di sbagliato? Siamo esseri complessi signora, non credo si possa definire la questione in termini di sbagli suoi. Gli organismi sofisticati sono più soggetti a fare errori. e il sistema che ogni tanto si ingarbuglia, la volontà non c'entra. Mi ha detto che scrive romanzi, un bellissimo lavoro, ma è molto complicato. Nessuna specie in natura lo sa fare, solo gli esseri umani. Conosce altre lingue oltre l'italiano? L'inganno è un po' incerto. I fanciulli sono tutti 정교한 유기체일수록 쉽게 오류가 발생하고 시스템이 엉키면서 나타나는 문제이니까 개인의의지와는 상관이 없어요. 소설을 쓰신다고요? 훌륭한 직업이지만 아주 복잡한 일이죠. 지구상에 존재하는 생물종에서 오직 인간만이 소설을 쓸줄 알아요. 이탈리아어 외에 다른 언어도 하시나요? L'inglese il francese più o meno lo spagnolo. Sto studiando il coreano. 영어 프랑스 스페인어를 조금 하고 한국어를 배우고 있어요. Preferirebbe non saper fare nessuna di queste cose a patto di non ammalarsi mai? Gli organismi unicellulari non sviluppano neoplasie, ma non imparano le lingue. Le amebe non scrivono romanzi. Apprezzanchi 위해서 이 모든 것을 포기하기를 원하시나요? 단세포 생물체에 종양이 생길 수는 없지만 그들은 언어를 배우지도 못해요. 아메바는 소설을 쓰지 않죠. Non l'avevo mai vista in quest'ottica, in effetti. Immagino che se l'alternativa fosse la vita della meba, non mi interesserebbe far cambio. Mi dica quindi, cosa devo fare per correggere questo errore di sistema, se si può? Fuori da qui c'è mia sorella, dottore, e ho altre persone care. Quando mi chiederanno cosa ho, come lo devo chiamare? Quello che c'è sul foglio non riesco a dirlo. 아메바처럼 사는 게 제가 할수 있는 유연한 선택이라면 지금이 좋아요. 그렇다면 이 시스템 오류를 바로 잡기 위해 제가 무엇을 해야 하는지 말씀해 주세요. 할수 있는 게 있다면요. 선생님, 밖에 동생이 기다리고 있어요. 또제 소중한 지인들도 궁금해 할 텐데 그들에게는 제가 어떻게 뭐라고 해야 하나요? 그 종이에 적힌 대로는 도저히 못 하겠는데요. Lei che nome vorrebbe dargli? In coreano quella parola si dice am. Crede che potrei usare quella? 하는데, Mi scuserà, non so nulla di coreano, ma in inglese am è la prima persona singolare del verbo essere, quindi credo che sia una parola abbastanza giusta. podrà rispondere I am come se dicesse quello che que ho è qualcosa che sono e non sarebbe niente di impreciso 한국어에 대한 아는 게 없어 유감이지만 영어로 am이 1인칭 주어와 함께 이다를 의미하니까 충분히 가능하다고 봅니다. I am이라고 부를 수 있겠어요. 내가 소유한 나에게 속하는 내 자신이라는 의미에서 전혀 틀린 대답이 아닌 것 같은데요. Allora grazie.

Sbaglio, o lei è. Dammi un attimo. Forse Yes, dottore, I am. Lei ha ragione, I am. Grazie. Grazie davvero. Grazie, no, è stato molto molto chiaro, però ho un'altra domandina. Ehm si è parlato anche un po' qui fuori adesso abbiamo capito anche appunto il portato emotivo no? di questo tipo di traduzione che è già multilingue anche qui, abbiamo l'inglese, abbiamo il coreano, abbiamo una lingua insomma che è una lingua delle emozioni che, che diventa poi insomma un linguaggio anche un po' trasversale. No? E, sicuramente questo è un testo che... È molto facile definire intraducibile, insomma, e si dice appunto in, uh, in traduzione, no? le sfide traduttive sono gli intraducibili. Tu cosa pensi di questo? È intraducibile? È possibile tradurlo? E come appunto ti sei orientata? Capita uh, di trovare delle parole non equ equ equivalente della lingua italiana. Però direi che non, non è impossibile, perché si trova in qualche modo sempre per spiegare, eh, perché questo è il lavoro di traduttore: di avvicinare il, il lettore, tra il, la distanza tra il lettore e l'autore. Quindi non direi impossibile, in qualche modo bisogna trovare. Sì, è vero, sono molto, molto d'accordo. Credo che. Ehm anche se appunto non abbiamo potuto comprendere tutte le parole che abbiamo sentito, e in qualche modo e anche insomma, la prosodia, il, il modo, il ritmo con cui è stata resa insomma, la, la scena era evidentemente insomma, molto, molto aderente ecco, a quello che Michela Murgia voleva farci sentire. E, ci sono domande dal pubblico? Invece okay. Sì. Okay. Il libro è già, è già stato pubblicato in Corea? No, no? tre ciotole No, sì. non ancora. Quindi non non c'è modo di sapere. C'è no. già un po' di gente che l'ha letto? No, non è possibile, non credo. L'ho letto io, <ride> poi non credo, magari qualche coreano, qualche coreano che, che sanno. Lingua italiana, forse ah, l'avranno sì. letto, oh, però non in lingua coreana. No, no. Infatti, ci sto lavorando, stiamo lavorando, sono in attesa di ricevere una risposta positiva. Oh, sì, Speriamo capito. bene, che sarebbe bellissimo se potessimo portare la voce di Michela Murgia in coreano. Le recettole in coreano. Sarebbe Uh, sì, grazie mille. Avrei due domande. Uh, lei ha tradotto solamente i romanzi o anche i saggi? Forse l'ha detto all'inizio. No, io non, ancora non ho tradotto. I... Ah, sì. I... Eh... Ah, ok, ok, scusa. Ah, per lei ah, okay. è il primo, è la prima traduzione. Questa sarà la prima okay. traduzione, se okay. va un buon. Mm -hmm. <ride> ho capito. E, però ha anticipato prima che eh, ci sono già tre libri di Michela Murgi tradotti mm -hmm. in coreano, giusto? Mm -hmm. Non solo romanzi, ma anche un, almeno un saggio. Esatto, Accabadora e poi Acabadora e, e poi Stai zitta, mm -hmm. che è stata tradotto, è stato pubblicato nel 2022. Poi prima c'era istruzione per diventare mm. eh, fascisti. So, è eh. stato tradotto. E Quindi lei tre sa libri. che impatto hanno avuto proprio i saggi della Murgia nella società? Che eh. tipo di ricezione sì. hanno avuto? Allora, questo mi dov dovrei informare bene, però una cosa che ho, ho scoperto è... Eh, Dopo quando Michela è, ci ha lasciato sono uscite tantissime, tantissime notizie sul giornale sulla, sulla scomparsa della Michela Murgia. Quindi sì, è una domanda interessante, non ho mai fatto... Sì, Corea. in Corea, esatto. E questo posso, posso, dirti, posso grazie, dirle. Grazie. Se non ci sono altre domande penso che possiamo salutarci. Grazie moltissime di questo dialogo e grazie al pubblico che è stato qui. E speriamo insomma, di poter leggere il libro interamente tradotto e magari chissà di poterne parlare insomma, anche in futuro. Grazie ancora.